Come ogni anno Pesaro, città della musica UNESCO, celebra Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, che ricorre il 22 di novembre, ma che nel 2024 da capitale della cultura diventa un omaggio alla musica extra large, dilatato in quasi un mese di eventi e declinato in 37 appuntamenti che toccheranno ogni genere. Una carrellata di concerti ed incontri che ha visto il coinvolgimento della maggior parte delle istituzioni musicali cittadine e che comincerà già questa sera, 15 novembre. Il 22 novembre sarà in particolar modo a cura del Conservatorio Rossini, come da tradizione, ma allo stesso modo inizieremo simbolicamente con il Rossini Opera Festival nel nome di Rossini, e a pochi giorni insomma, dalla scomparsa, quindi con il primo concerto proprio il 15 di novembre, e il trio già in programma dedicato appunto al ricordo della figura di Rossini attraverso tre grandi strumentisti, e concluderemo questa lunga cavalcata addirittura il 12 di dicembre, quando è previsto un appuntamento internazionale che presenterà anche il meeting mondiale degli Stati della Musica UNESCO, che si terrà a Pesaro dall'8 all'11 aprile prossimo, e nel Salone Metaurense della Prefettura ospiteremo degli artisti della città di Brno in Repubblica Ceca, che è una città creativa della musica come Pesaro e che per l'appunto diciamo, vedrà esibirsi degli artisti venuti appositamente per questa occasione e per presentare il meeting che terremo ad aprile. Nel mezzo tanti soggetti protagonisti, naturalmente l'Orchestra Sinfonica Rossini, con il concerto anche nella cantina dell'Eiva su San Bartolo, passando per l'Ente Concerti, naturalmente protagonista a partire da domenica prossima con Rafael Guelazzi, e anche, dicevo, luoghi, club che abitualmente danno un grosso contributo alla scena musicale pesarese, a partire dal Circolo Mengaroni, lo spazio Uebo e anche il GRA, che sono a programma con una loro diciamo, visione specifica e musicale che andrà quindi ad arricchire un po' tutto il programma, che poi vede concerti dal balcone, insomma, cose a cui siamo abituati, e anche una piccola novità a cui teniamo però particolarmente, che è un piccolo festival dei cantastorie che terremo nella corte Dario Fo Francarame di Palazzo Mazzolari nella domenica mattina, che è un po' il luogo anche più tranquillo per ascoltare queste storie, diciamo, che antiche, che vengono da lontano, e che in un luogo che abbiamo dedicato già da tempo anche alla commedia dell'arte, al tipo di fare musica e arte in strada, crediamo che possa essere una piccola novità a cui magari anche come città ci affezioneremo.